Buongiorno ragazzi, benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì. Oggi volevo fare un episodio un po' speciale. Volevo ringraziarvi praticamente per quello che state facendo sul mio canale, ovvero rispondere molto bene ai miei video con tante views e tanti like, rispondere anche alle mie iniziative come per esempio l'Accademia, eccetera. E quindi mi pareva giusto darvi una sorta di tributo per come vi state comportando. E prendevo in occasione l'ultima guerra che abbiamo fatto in Accademia. È stata un po' sfortunata, a dire il vero, perché purtroppo abbiamo perso per un minimo di percentuale. Questo soprattutto dovuto al fatto che in abbinamento ci hanno dato un villaggio nemico che era molto più forte del nostro primo. E quindi noi siamo riusciti a malapena a fare 2 stelle, lui ha fatto una percentuale molto più alta e siamo rimasti fregati per quello, purtroppo. Detto questo, ogni caso ci sono delle persone che hanno attaccato bene in guerra e mi pareva il caso di portarvi il loro replay e per dimostrarvi un po' per come anche come si sono comportate adeguatamente, diciamo. E queste 3 persone sono in particolare il signor Flotta, che ha attaccato il loro numero 16, un TH6 lui contro una specie di TH8 un po' depotenziato, lo vedremo in seguito. L'altro attacco che vi volevo proporre è del signor Cujo contro il loro numero 6 e infine volevo portarvi anche l'attacco del signor Moda PK contro il loro numero 4. Partirei per gradi. Sembrerà un attacco banale perché stiamo parlando di basi basse, però nasconde qualche insidia e il signor Flotta è riuscito ad amministrare bene la situazione. Poi parliamo sempre di un TH6, quindi con truppe che al massimo arrivano al terzo livello o poco più e robe di questo genere. Lui in particolare aveva l'insidia del castello con un drago da dover riuscire a far fuori. E sappiamo bene che con truppe così scarse bisogna riuscire a distrarlo e a non farlo puntare alle truppe che potrebbero ucciderlo, ovvero in questo caso i suoi maghetti. Lui è riuscito a contornarlo bene, a distrarlo con i barbarini eccetera e poi a procedere giustamente alla fase dell'attacco successiva con i gigantini e con le sue truppe di rinforzo, ovvero dei domatori. L'ultima insidia che si nascondeva in questo villaggio era il re al secondo livello, però è riuscito anche a risparmiarsi una cura e quindi a mantenere in vita i suoi bravi domatori che hanno fatto il resto. Quindi direi che è stato bravo. Attaccare un TH6 contro questo villaggio non era facile ed è riuscito ad amministrarlo bene. Mi pareva il caso di portarlo, anche perché qualche volta capita magari che abbiamo un account di basso livello e non sappiamo amministrare bene, soprattutto nella fase del castello, come far fuori il drago, e quindi mi pareva giusto sottolinearlo. Il secondo attacco che vi volevo portare è quello del signor Cujo, avevamo detto. Questo è un TH9 non troppo fortissimo, mentre il signor Cujo è un TH10, diciamo ben messo più o meno, però ha usato una tattica carina che non ho avuto molto occasione di portarvi, ovvero giganti, bocciatori e streghe da TH10, e per cui mi sembrava carino farvi vedere un po' come aveva attaccato questo tipo di villaggio, ovvero come si fa un po' col TH11, la bella riga di giganti, la bella riga di streghe e la bella riga di bocciatori infine, quindi attaccando bene per i lati, attaccando bene centralmente, mettendo bene la veleno eccetera eccetera. Sono truppe con bocciatori al 2 e streghe al 2 che sono un po' gracilini, però contro il TH9 fanno il discreto lavoro se disposte bene, e in questo caso sono state messe direi abbondantemente bene, quindi un bel attacchino anche questo. Diciamo che il signor Cujo ha le basi per attaccare in questo modo e quindi mi pareva giusto anche portarlo a voi, magari perché molto spesso magari col TH10 si attacca con valchirie o solo mongolfiere. È un attacco che magari non si fa spessissimo, per cui potrebbe esservi utile vederlo.
Detto questo, siamo già arrivati alle fasi finali col mio commento, ecco qua, 100% facile facile in questo caso. L'ultimo attacco che vi volevo portare è quello del signor Moda PK contro il loro numero 4. Qua vediamo uno scontro tra TH10. Una bella Golem Domatori, utilizzando ancora le Terremoto che ultimamente non si vedono spesso, anche perché essendo un TH10 ormai ti puoi portare dietro lo sgretolamuri e tutto dire, riesce a fare una buona breccia di solito in questi generi di villaggi. Lui ha attaccato aprendo un po' il villaggio con le Terremoto, non si è portato dietro l'avveleno perché se fai le Terremoto ovviamente devi sapere, diciamo così, attaccare senza depotenziare le truppe del castello nemico. Ha utilizzato quindi bene una furia e ha utilizzato anche una cura per aiutare anche questo push iniziale con i suoi domatori, eccetera, con la regina e quant'altro. Quindi ha fatto un bel po' di danni, diciamo centralmente, distruggendo un po' di strutture, ma anche soprattutto il castello nemico, che è la parte fondamentale di quando si attacca con i domatori. Se non si riesce a far fuori il castello nemico, i domatori hanno vita breve. E ha calato bene anche i domatori, ha saputo aspettare il momento buono per utilizzare l'ultima cura, ovvero quando era l'ultimo gruppettino qua che era rimasto in vita dello stregone, arciere e cannoni vari. Quindi un buon attacco. Si è anche risparmiato due domatori che hanno saputo aiutare poi alla fine per la pulizia finale. Quindi un buon attacco anche questo da proporvi, mi pareva il caso. E niente. Le mie parole non bastano mai per coprire il loro attacco perché rimangono sempre le fasi finali di pulizia, però insomma, spero di aver reso abbastanza tributo. Quindi diciamo che stiamo procedendo bene con la nostra accademia. Volendo ci sono sempre posti liberi. Io vi rifaccio vedere il nostro hashtag. Abbiamo ancora la bellezza di 17 posti, forse anche di più, liberi. Quindi se c'è ancora qualcuno di voi che vuole unirsi a noi, il posto lo trovate. Niente, un episodio un po' breve, ma mi sembrava giusto darvi un tributo. Vi devo ringraziare, ultimamente siamo arrivati anche a 700 iscritti, per cui volevo fare qualcosa che vi rendesse merito. Detto questo, spero che comunque lascerete qualche like, spero che condividerete come al solito e guarderete in tanti. Niente. Vi lascio sempre in descrizione il mio canale Telegram e la mia pagina Facebook, per cui credo di avervi dato tutte le informazioni. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!